nemmeno, nemmeno per sogno. No, caro, no, caro, perché te mi hai detto tu sei la protagonista. Non mi puoi dire femminile dopo, piano piano, nemmeno per sogno. No, no, caro, no, te mi hai detto, vuoi fare la fidanzata di Gesù? E io ti ho detto sì. Poi dopo si viene a scoprire che faceva il mestiere che faceva. No, se te sei il mio agente, me lo devi dire. Guarda che te stanno offrendo la porta una mignotta, scusa, eh. Ci ho messo tanto a non farmi inquadrare sempre il culo. Abbi pazienza. No, va bene. Allora, te mi devi spiegare questa qua. Che protagonista è? No, perché dico, allora, su questo set uno stanno tutti appresso a quello, tutti a sentire quello che dice quello, manco fosse chissà che cavolo di che cosa. E io, che dovrei essere la protagonista, c'ho due scene. Una che sto là che cerco di proteggermi da sti sassi e un'altra che gli lavo i piedi a quello, ma nemmeno per sogno. Non, guarda, non mi interessa, se come dici te la gente guarda la televisione perché c'è Maddalena, le battute le deve dire Maddalena, chiaro? Sulla croce ci deve andare Maddalena, no quello. Non mi interessa, lo cambi, ma tanto, ma chi se ne accorge? Guarda che non se la ricorda nessuno questa storia, eh? Siete tutti fissati, ma nessuno se la ricorda. E beh, il copione si cambia. Mica il Vangelo, scusa, eh? Quanto mi hanno offerto questo ruolo di Maddalena? Io ho detto subito sì, perché Maddalena non è una prostituta come le altre. Lei non lo faceva per soldi, lo faceva per passione. Infatti Gesù iscrisse quella canzone Bocca di Rosa, che tutti quanti ancora oggi la cantano, che voi che siete musicisti, che viene chiamato il miracolo discografico, dopo 2000 anni tutti che la cantano, sbaglio o c'è ragione? No, no, ha perfettamente ragione e volevo approfittare per chiederle una cosa. Io sono un suo grandissimo ammiratore, ho comprato tutti quanti i suoi calendari. Ah sì? Sì. Che caruccio! Grazie. E volevo dirle, questo di Maria Maddalena è il primo ruolo d'attrice protagonista, no? Ma che stai a dire? Ma come, dice il mio grande ammiratore, ma come primo ruolo? Io diventata attrice con un altro ruolo, che tutti quanti lo conoscono, il ruolo di panettaia, ma che... Chi non lo conosci? Quando ho fatto la panettaia? Quello è stato il ruolo che mi ha lanciato come attrice, scusa, Un ruolo bellissimo, del cui ricordo sé tantissimo. Un'esperienza meravigliosa, che sul set portavano sempre rosette calde, che a me è sempre piaciuto il pane caldo, che mi ricorda l'estate. Che bello, e che ruolo era, comico o drammatico? Era tutte e due, era comico e drammatico, guarda, era molto bello, guarda, durava 45 secondi ma erano fatti bene, veramente. 45 secondi, ma allora era un film o uno spot? Era tutte e due, era... Prima film, poi spot. Per me, guarda, molto importante questo ruolo di panettaia, lo sai perché? Perché è un ruolo dove usi tanto le mani, che per me è molto importante l'uso delle mani, che pure mia madre diceva sempre le mani è la prima cosa che una persona si presenta di te. Importante che un conto è una mano con crema curata e un conto è una mano con pellette, de vecchia. Certo, sono come un biglietto da visita. Come?
Sono come un biglietto da visita. No, dentro ci puoi pure mettere il biglietto da visita, che c'entra? Ma puoi fare pure portapenna. Tante cose, quello poi sta la fantasia che c'hai te, come le crocchiette di Kreger. Sopra si può mettere mozzarella, mortadella, tocchetti. La fantasia ce la metti te, tante cose.